Radio Iafue per la Terra. Buonasera a tutti. Sono Pasquale D'Agostino, allevatore di bufale in provincia di Caserta. Parlo da padre di famiglia, padre da genitore, di tre figli che purtroppo non so se dire ai miei figli di fermare gli studi perché il papà non può più pagare le sue tasse, le tasse universitarie, perché frequentano l'università. Ti racconto la mia storia perché è drammatica, come tanti altri allevatori, quindi non parlo solo per me come Pasquale D'Agostino o come la mia famiglia, ma parlo in nome di 350 allevatori che negli ultimi anni hanno perso quello che ho perso io, quello che mi hanno perso l'azienda, l'attività, una rendita, una sicurezza familiare, una sicurezza della vita, di tutto. Io sono oggi al 13° giorno di sciopero della fame. E sono all'estremo delle forze. E chiedo, do un grido di aiuto in nome di non solo delle 350 aziende che hanno chiuso, ma quelle che continueranno a chiudere se questo piano di eradicazione in provincia di Caserta, come tutto il territorio del centro-sud, avanti. Perché non è un problema solo locale, è un problema di molte altre città, molte altre regioni che sono nelle stesse nostre condizioni. Quindi problema di stalle chiuse, perdite di posti di lavoro. Ma poi stiamo perdendo un settore che è trainante per tutto il territorio. Al centro-sud non ci sono, altre alternative, oppure non ci sono fabbriche, non c'è niente. Ci sono solo queste amate bufale che noi alleviamo con amore, con affetto, perché sono degli animali senzienti, capiscono la vicinanza dell'uomo, si affezionano anche loro. E oggi sto qua per gridare alle istituzioni, allo Stato, al governo, che nomini un commissario nazionale che può risolvere i problemi di questi territori che hanno perso la sua identità, hanno perso al di fuori i posti di lavoro, come ho detto già prima, hanno perso la sua identità, la naturalezza. Quindi chiedo al governo, questo commissario, che possa fare in modo di dare tranquillità oppure sicurezza agli allevamenti del centro-sud che possono andare avanti, giustamente dare fiducia negli allevamenti, fiducia al territorio e fare in modo che questi territori
riprendono la sua splendore di una volta, con questi animali che camminavano liberi nei prati, nei laghi, nei laghetti, si rotolavano nel fango, perché la loro indole è la loro naturalezza, la loro vita, diciamo. Non chiuderli in bunker di cemento, costringendoli a stare sempre racchiusi, isolati, solo per il motivo di fare in modo che questa malattia non entri nella stalla. Non entri nella stalla è per modo di dire, perché aziende che hanno ripopolato hanno avuto due, tre abbattimenti, qualcuno anche quattro. Nel mio caso è la prima mia disavventura. Io ho avuto un abbattimento con tutti i capi, in pochi mesi sono stato portato via tutti i capi alla mia stalla, con un batterio che si chiama Procella. Poi le stesse istituzioni, con un test post mortem, mi hanno detto, dichiarato che quei capi, con tanto di certificati, fatto richiesta facendo pressione perché non volevano darmeli, quindi posso capire il motivo, perché nella mia stalla non è arrivato un batterio, la stalla era vuota, era sana, tutti gli animali erano sani, quindi posso capire come gli altri, i miei colleghi, come si possono sentire. Sicuramente stanno nelle mie stesse condizioni, ma forse anche peggio, perché io sto facendo un sacrificio con questo sciopero della fame per evitare aiuto, mentre qualche collega mio ha fatto anche gesti estremi, togliendosi la vita, forse, non so se potrei dirlo in un video pubblico, ma fortunatamente tutto questo non è accaduto, perché c'è stata la famiglia accanto, vicino, che hanno distolto, l'hanno recuperato appena in tempo. Quindi noi chiediamo alle istituzioni, al governo, che faccia presto, perché siamo all'estremo. Allora, buonasera innanzitutto a tutti quelli che ci seguono, come sempre nella nostra finestra, nel nostro diario che parla di questa vertenza. Il video che avete visto è stato fatto nel 13° giorno di sciopero della fame di Pasquale. Oggi è il 25° giorno e quindi voi potete immaginare come sia dura arrivare fino a questo momento. La Pasquale ha detto che non si fermerà fino a quando non otterrà le risposte, e lo ha detto anche nel video e ha detto anche le motivazioni per cui è stato chiesto al governo, alle istituzioni di aprire a un commissariamento per le aree meridionali. Queste risposte ad oggi, il 25° giorno, ancora non ci sono e ovviamente la responsabilità in capo alle istituzioni se dovesse succedere qualcosa a Pasquale in questi giorni. Lui ovviamente non c'è questa sera, ma abbiamo con noi sia Gianni Fabris che è di ritorno dalla Sicilia, ciao Gianni, che Adriano Noviello che ha accostato, come voi sapete, Pasquale nello sciopero della fame a Casal di Principe. Io partirei da Adriano per sapere come sta Pasquale e poi Adriano, se ci dici un po' le iniziative che prossimamente si faranno a Casale, in modo particolare quella di lunedì, come sta procedendo, come sta andando non solo la logistica, ma proprio i contatti, insomma, l'organizzazione per lunedì. Ti cedo la parola. Grazie
Innanzitutto, buonasera, mi sentite? Benissimo. Nulla, sì, Pasquale ovviamente arriva il pomeriggio che è estremamente stanco e la sera evitiamo anche di sforzarlo ulteriormente. Abbiamo avvisato tutti e speriamo che le risposte possano arrivare quanto prima, adesso è di là che riposa. E nulla, abbiamo convocato l'assemblea degli allevatori per lunedì alle 19. Motivo dell'assemblea è perché tanti allevatori stanno, diciamo, si stanno mobilitando. Motivazione forte, ovviamente, per adesso il silenzio delle istituzioni. Qualche provocazione però è normale, quando si cerca, come devo dire, interlocuzioni con le quali noi sappiamo, già lo dicemmo in Europa, non vogliamo più avere nulla a che fare con la regione Campania, in maniera assoluta e in maniera, lo diciamo anche e lo ribadiamo, non ci vogliamo avere più niente a che fare. Dopo due piani fallimentari, sacrifici, abbattimenti, l'ennesima beffa della nomina di questo facente funzione, che non può essere nominato nemmeno come essere commissario, perché alla fine un commissario lo è quando esiste un'emergenza e ha un portafoglio, non quando oggi c'è un problema e non si possono investire, non si possono fare investimenti nel settore, non si può oggettivamente prendere una direzione diversa da quella che non è oggi, che è la linea regionale. Quindi noi già l'abbiamo detto una volta e lo ribadiamo ancora. Gli allevatori sono estremamente preoccupati per Pasquale. Lunedì sera ne parleremo tutti quanti insieme. E io credo che se per lunedì sera non arriveranno risposte dalla politica di Roma, credo che si allargherà la mobilitazione. E ci sono varie proposte, aumenti di persone in sciopero della fame, mobilitazioni in strade, manifestazioni, vedremo tutti quanti insieme che cosa vorremmo fare. Di certo è novembre, i campi sono seminati, abbiamo tempo fino ad aprile, noi non ci fermeremo fin quando il governo non darà queste risposte. E man mano che andremo avanti, più il governo sarà in silenzio, più come devo dire, più l'opinione pubblica crescerà nel pensiero di dire allora nemmeno oggi le istituzioni di governo vogliono intervenire in questa cosa e ovviamente se ne assumono le responsabilità. Oggi la macchina come devo dire, dell'informazione è avviata, è impossibile fermarlo se non dando risposte, positive o negative che siano. Lo dissi ieri nell'altro video che ho fatto, noi meritiamo una risposta. Questo settore lo merita, gli allevatori del sud lo meritano, lo merita Pasquale con questo sacrificio di 20, 24-25 giorni, ormai ho perso il conto. Lo guardo solo e veramente non è bello da vedere. Ecco. Io ho già perso 2 kg, però resisto ancora tranquillamente. Vedremo cosa decideranno gli allevatori lunedì sera. Di certo è chi ha immaginato che gli allevatori possano godere qualche piccolo spicciolo o qualche cosa, non ha capito che questa è iniziata 3 anni fa come una battaglia di diritti, perché è sempre stata una battaglia per avere dei diritti che oggi sono mancanti, e la parola mancante quando è in un diritto pesa tanto. Oggi questa vertenza ha come obiettivo non solo la risoluzione dei problemi, ma anche la riacquisizione dei diritti di un comparto che a causa di interpretazioni di norme, di non rispetto di norme europee, di autoproclamazione da parte di enti governativi di essere buoni e noi etichettarci come cattivi, la realtà dei fatti è che in 30 anni non si è risolto nulla. Io non mi sento diverso da mio nonno che allevava bufale nel modo in cui lo allevava, e quindi
quindi i problemi sono sempre gli stessi e di certo non è una bella prospettiva né di investimenti per il futuro, né, come devo dire, di certezza imprenditoriale. Quindi lo gridiamo a gran voce, noi vogliamo una risposta dal governo, vogliamo vedere se vogliono affrontare il problema oggi, non domani, non tra 2 anni e mezzo in campagna elettorale. Oggi bisogna affrontare il problema, perché tra 2 anni potremmo non esserci, oppure vedremo quale altro percorso si voglia fare. L'assemblea di lunedì sera servirà anche a questo. Ci sarà sicuramente qualche allevatore che dirà: cambiamo strategia. Noi tutti insieme, come abbiamo sempre fatto, un unico gruppo forte, che è il gruppo degli allevatori, prenderà tutte le decisioni in merito alla vertenza. Grazie Adriano, sei stato chiarissimo. Io aggiungo a questa conversazione Gianni, perché dovevamo avere un contatto con Sebastiano, perché anche lì ci sono delle iniziative in corso. Gianni, ci racconti un po' cosa sta accadendo in Sicilia e quali sono ovviamente anche in quel caso le iniziative che verranno prese a partire da lunedì? Sì, Cati, allora il quadro della situazione, poi farò una considerazione, credo che sia utile per tutti per capire bene cosa sta succedendo. Allora, lo sciopero della fame in Sicilia continua. Oggi, questa sera, nei fatti, terminato Carmelo Galati perché aveva impegni e non poteva fare diversamente, lo ha sostituito un altro allevatore, allevatore di Nicosia, che a partire da domani mattina sarà in sciopero della fame, essendo un allevatore. Lo farà perché non può fare diversamente mentre lavora, mentre accudisce gli animali nella sua azienda. E lunedì si aggiungerà un gruppo in un altro paese della provincia di Enna, a Regalbuto. Anche qui stiamo parlando di allevatori che si aggiungono. Per dirvi la verità, noi abbiamo fatto una riunione molto bella ieri sera, ne abbiamo un po' parlato, abbiamo un po' raccontato quello che è accaduto, un incontro con gli allevatori del territorio a Troina, in una sala dove al riparo dei media, al riparo anche dello streaming, degli interventi dei sindaci e così via, gli allevatori hanno dato prova di un ragionamento assolutamente consapevole e molto alto. E devo dirti che in Sicilia in questo momento c'è un'importante adesione. Vedremo come prosegue nei prossimi giorni. Anche in Sicilia ci sarà un passaggio importante lunedì sera. L'agricoltore, scusate, l'allevatore che si aggiunge a partire da domani mattina è Mario Rizzo, e tutti e due, sia il paese di Mario che è a Nicosia, sia il paese di Turi che si aggiungerà da lunedì, sono in provincia, che è Regalbuto, sono in provincia di Enna. Lunedì sera c'è in Sicilia anche lì un'assemblea importante. L'assemblea importante di lunedì sera è nel comune di Acque Dolci, dove diversi sindaci si sono dati appuntamento, dove saranno presenti i componenti del coordinamento regionale
siciliano, che peraltro si sta anche organizzando per reggere in prospettiva tutto il tempo necessario a portare a casa il risultato e anche a gestire il risultato all'indomani di quella che tutti noi auspichiamo essere la svolta di cui abbiamo bisogno, cioè la nomina del commissario nazionale. Lunedì sera saranno presenti, fra l'altro, diversi eletti nel Parlamento regionale siciliano, nell'ARSA, l'Assemblea regionale siciliana, eletti deputati regionali, eletti del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, del PD. Lì il movimento andrà a porre un documento che sarà peraltro diffuso lunedì mattina. Il documento è la risposta che diamo all'assessore regionale siciliano che abbiamo non incontrato un paio di giorni fa. Ne abbiamo parlato, è stato un incontro sgradevole, è stato un incontro in cui l'assessore alla salute ha mostrato il peggio della politica, peraltro dopo che lei stessa ci aveva convocati e dopo però che la sera precedente aveva tenuto un incontro con i capi dipartimento delle diverse ASL regionali siciliane, che evidentemente le hanno imposto un atteggiamento di rottura con il movimento, però una rottura talmente vuota e talmente priva di contenuti di cui vi voglio raccontare un passaggio per dirvi dal mio punto di vista qual è il problema che abbiamo di fronte. Prima faccio una premessa. In tutti i piani che hanno funzionato, tutti i piani di eradicazione che hanno funzionato al mondo, una dei capisaldi della strategia messa in campo è il pieno coinvolgimento degli allevatori, che sono i primi a dover gestire l'impatto con la zoonosi, che sono quelli che hanno l'esperienza sul campo, perché conoscono gli animali, ne conoscono la fisiologia, sono abituati a vivere con loro e quindi in tutti i manuali scientifici, non solo scientifici, ma anche nella gestione dei piani, uno degli aspetti fondamentali è il coinvolgimento degli allevatori. Pensate, io mi sono letto il piano di eradicazione degli Stati Uniti, fra gli altri, con cui appunto gli Stati Uniti hanno portato a casa, con la cui applicazione, importanti risultati. Lì, dopo aver eradicato e quindi dopo essere riusciti, uno dei due aspetti fondamentali vengono sottolineati. Uno, dopo aver eradicato, occorre la prevenzione, gestione del rapporto con la zoonosi che sta perché la brucella, la TBC stanno nel territorio, sono degli esseri, sono dei batteri con cui noi dobbiamo abituarci anche a convivere in qualche maniera, vanno gestiti e quindi serve la prevenzione, ma poi soprattutto serve il pieno coinvolgimento, lo dice il piano di eradicazione degli Stati Uniti e degli allevatori. Qual è la situazione dell'Italia? Ve lo racconto con un episodio concreto appunto di 3 giorni fa, quando a un certo punto, dentro una ridicola discussione in cui l'assessore alla salute pretendeva, pensate un po', di dire cosa dovevamo dire noi, non cosa dovevano dire loro, ma cosa potevamo dire e cosa non potevamo dire, una dimensione surreale, francamente molto ridicola, roba da crozza, insomma, tanto per capirci.
roba che a uno come me, abituato a molti, a lungo tempo, a che fare con livelli molto, ahimè purtroppo, bassi della politica, è apparso subito come un tentativo di sviare la discussione. Ciò non di meno, quelli che erano con me, fra cui Sebastiano Lombardo, fra cui Gabriella Regalbuto, provavano a argomentare degli elementi di contenuto. Non gliene fregava niente alla nostra interlocutrice di ascoltare gli elementi di contenuto, però vi voglio raccontare l'episodio per capire a che punto siamo. A un certo punto riesce a prendere la parola dentro questa discussione molto fantascientifica in cui chi so io, chi sei tu, ma voi così, cosa, noi facciamo solo quello che le leggi dicono, cioè le fesserie che dice la politica ormai per coprire la sua incapacità. A un certo punto l'allevatore Sebastiano Lombardo riesce a mettere insieme 3-4 frasi di merito sulle questioni. Dottoressa, noi dobbiamo questo, lascia stare cosa ha detto. A un certo punto lo interrompe incuriosita l'assessore e chiede a Sebastiano Lombardo: scusi, ma lei è un veterinario? E lui gli dice: no. E lei? E che cos'è allora? Un allevatore. E lei? E che c'entra? Chiaro? E che c'entra? Cioè, una che non c'entrava niente rispetto alla capacità di risolvere il problema, una prestata alla politica, messa lì dalla politica per poter affrontare con l'idea che debba affrontare le questioni, si permette di chiedere a un allevatore che sta spiegando perché bisogna cambiare versa, entrava nel merito, gli si permette di dire che il punto di vista degli allevatori non c'entrava niente con la discussione, perché gli unici che hanno merito per affrontare sono i politici e i veterinari. Dopodiché chi si piange i danni sono i cittadini e sono gli allevatori, ma che non hanno diritto di parola. Questo è il punto che abbiamo davanti in Italia, questo è il punto che abbiamo davanti nel sud, questo è il punto che noi dobbiamo rimontare, questo è il punto che sta mettendo in crisi la mobilitazione degli allevatori di questi due anni. Basta col piegare la testa, basta col sopportare l'insopportabile, è arrivato il momento in cui ognuno assuma le sue responsabilità. Io non so cosa succederà all'Assemblea siciliana che in quella campana. So che, come ha sottolineato Adriano, ci saranno gli allevatori che assumeranno pienamente la responsabilità di decidere cosa faranno il giorno dopo, ma insieme a loro, per fortuna, sia a Casal di Principe che ad Acque Dolci ci saranno tanti altri cittadini, consumatori, sindaci, presidenti di associazioni e così via, eletti, che scelgono di ascoltare la società piuttosto che invece di imporre il loro punto di vista fallimentare. E quindi questo è l'elemento su cui noi rifletteremo in Sicilia lunedì sera, a Casal di Principe lunedì sera. Ha fatto bene, completamente d'accordo con Adriano, se qualcuno pensa che la mobilitazione si ferma per stanchezza, ha fatto male i suoi conti. Decideremo noi come proseguire. A tutti voglio dire che lo sciopero della fame è uno strumento forte, potente, non è l'unico con cui noi abbiamo affrontato e affronteremo la soluzione dei problemi. Ora è il momento delle risposte. Questo è lo stato dell'arte, cari. E quindi in queste ore lavoriamo il più possibile per coinvolgere quanti più possibile all'appuntamento in Sicilia e in Campania di lunedì. Bene, noi insomma chiudiamo qui la nostra finestra quotidiana, ci vediamo ovviamente domani sera, ribadiamo che Pasquale D'Agostino ha iniziato con il suo collega Sebastiano Lombardo in Sicilia il 18 di ottobre, e dal 18 di ottobre
ovviamente chiede alla politica le risposte che essi sono tenuti a dare. Ad oggi queste risposte non ci sono, responsabilità della politica è qualsiasi cosa succeda a Pasquale, quindi noi speriamo che ovviamente la politica faccia presto. Vi abbracciamo, mi raccomando, firmate sempre la petizione, per noi è molto importante e ci vediamo domani sera alla stessa ora. Ciao Gianni, ciao Adriano, un abbraccio. Radio Iafue per la Terra.